Sono quasi emozionato nel vedere la sala e do subito la parola al nostro coordinatore nazionale, Alessio Pascucci, che è presidente ZEDA, perché senza di quello non si va da nessuna parte. È fondamentale votare il cognome del presidente e poi scegliere quel colore arancione lì. E riverberare questo messaggio è la qualità umana degli amministratori che si porta dentro l'amministrazione che fa sì che il programma di ZEDA venga realizzato o no. Questa è la verità, in fondo. Per cui portare a votare tutti quelli che vogliono votare l'arancione, gli indecisi, quelli che forse voteranno da un'altra parte, quelli no, quelli convinciti a stare a casa, giustamente. Adesso è un grande onore anche per me, devo ringraziarlo di una prigione faticosissima, però è, come dire, è quello che noi abbiamo scelto come nostro presidente per la qualità umana, tecnica, per il nostro progetto, ed è Federico Pizzarotti. Grazie. Intanto buonasera, già la seconda volta che calco questo palcoscenico e mi fa veramente molto piacere l'accoglienza. Ma riprendendo le domande che venivano fatte prima, anche molto pesanti, la vera domanda che mi sono fatto in questi momenti, in queste ore, è: riuscirò a digerire tutto quello che ho mangiato in 3 giorni in Sardegna? Ecco, io questo non ne sono pienamente convinto, perché l'accoglienza di un popolo straordinario implica, diciamo, diversi buchi della cintura. Ma al di là delle battute, sono stati 3 giorni veramente intensi che ci hanno veramente toccato. La cosa che mi tocca di più stasera è sicuramente quella che la gran parte di voi, ma lo potrebbero testimoniare tranquillamente, non la conoscevo. E le cose che avete detto sono assolutamente in linea con quelle che noi stiamo dicendo, non solo in questi 3 giorni, ma che stiamo dicendo da un anno ormai a questa parte. Noi da un anno a questa parte, io, Alessio Pascucci e tanti altri, sindaco di Latina, sindaco di Bitonto, tanti altri sindaci di comuni piccoli, medi, ma anche liste civiche, sia che siano in maggioranza, che siano in opposizione, rappresentanti di associazioni culturali, di associazioni di volontariato, perché il tema della politica non appartiene solamente alle istituzioni che si candida. Questi giorni, una cosa che ho sentito tante volte da parte di candidati, ma anche da parte di cittadini, è: ma io non mi occupo di politica. Cioè, la politica vista come qualcosa di negativo, come qualcosa di sporco, perché ci hanno detto che è brutta, si ruba, sono tutti cattivi, se ne approfittano, mentre la politica è occuparsi della propria comunità, è farsi carico in modo responsabile, è prendersi una responsabilità in più degli altri per cercare di fare qualcosa di positivo per la propria città, che sia il proprio condominio, perché da una mano tenerlo in ordine, che sia il proprio quartiere, perché ci mettiamo in tante persone, magari puliamo i marciapiedi, che sia perché mi occupo degli anziani, dei giovani, dei bambini, di quello che voglio occuparmi perché me lo sento col cuore e che non mi torna indietro niente. Ecco, questo vuol dire fare politica, ma vuol dire ovviamente farlo anche nelle istituzioni, perché le cose si cambiano solo, e questo l'ho imparato sulla mia pelle, se tu non solo entri nelle istituzioni, ma ci entri governando. Ed è per quello che noi siamo stati i primi a scegliere e a indicare, a spingere, e sarà molto contento, immagino, ma Massimo Zedda a candidarsi. Perché? Perché in questi anni l'abbiamo conosciuto come amministratore all'ANCI in tante occasioni, e abbiamo stretto un rapporto e ci sembrava la persona giusta nel posto giusto. Perché, come diceva prima Alessio, ha già dimostrato quello che è in grado di fare, è una persona che si è sempre mantenuta indipendente, ma in un ambito di centrosinistra, che è l'ambito anche che abbiamo scelto rispetto alla nostra Carta dei Valori. Ma questo ci ha dato speranza di raggiungere non solo un grande risultato, ma anche creare una grande squadra. E ringrazio anch'io, mi unisco al ringraziamento di Maurizio, di Antonello e di tante persone che stanno facendo crescere Italia in Comune in Sardegna, perché hanno realizzato un miracolo a distanza, come dire, di meno di un anno, perché noi compieremo un anno il 14 di aprile. Realizzare una lista elettorale per le regionali, vi assicuro che non è banale, in termini di organizzazione, di documentazione, di, come dire, recuperare i candidati, verificare chi sono, è un lavoro immane, e se noi non avessimo gente così volenterosa in tutte le regioni italiane non potremmo crescere alla velocità con cui stiamo crescendo. Perché vi assicuro che se siamo un partito che ancora praticamente non si è affacciato in nessuna elezione nazionale, questo è il primo vero, come dire, il primo vero, neanche scoglio, ma il primo vero appuntamento. Il primo vero appuntamento, in tutto il resto, comunque tanti partiti, vi assicuro, partiti, schieramenti, piccoli, medi, grandi, ci contattano, vogliono discutere con noi, vedono in noi un qualcuno
quantomeno un'onestà intellettuale nel fare le cose, una chiarezza in quello che sono i nostri valori, in quello che vuole essere il nostro percorso. Noi non siamo nati come stampella di qualcuno. Tutti avrete visto durante le varie elezioni amministrative che si tengono, ma anche le regionali, anche le nazionali, che nascono delle liste, nascono 2 mesi prima delle elezioni, fanno le elezioni, sia che prendano candidati, sia che non ne prendano, dopo 2 mesi sono già scomparse. Ecco, noi invece siamo partiti in un momento in cui non c'era un'elezione, non ci interessava il tema elettorale, ci interessava il tema progettuale, cioè cosa vogliamo progettare, qual è l'immagine, qual è la visione della nazione che vogliamo avere. Questo è il tema principale e sulla base di questo abbiamo iniziato un percorso che ci ha visto realizzare prima la Carta dei Valori, prima lo Statuto, cioè quali sono le regole democratiche alla base del nostro partito e qual è il contorno entro il quale poi adesso stiamo costruendo il programma e nel mentre ci stiamo crescendo in tutta Italia, creando delle sezioni, mentre tutti gli altri partiti in questi anni ci hanno detto che non servivano le sezioni, non serviva e vedersi faccia a faccia. Dal Movimento 5 Stelle, dove era tutto virtuale, tanto non vediamoci che è inutile, ci mandiamo una mail, allo stesso Partito Democratico che nel tempo chiude i circoli o se entrate in un circolo all'improvviso, se sono in 2 sono in tanti. Allora il tema è tornare sul territorio, tornare a guardare in faccia le persone, anche a prendersi le loro critiche. Allora perché i sindaci? I sindaci perché sentivano l'esigenza forse prima di altri, sentendosi abbandonati un po' nei territori. Le liste civiche nascono sulla base della volontà di cittadini di mettersi a disposizione della comunità, ma poi rimangono isolate nel loro contesto perché non hanno una rete, non hanno nessun altro con cui confrontarsi né a livello regionale né a livello nazionale. Quindi certe volte, anche se vengono delle buone idee, se anche delle volte ci sono dei bravi politici, non si riesce poi ad avere uno sfogo. Allora da questa esigenza, da questa volontà è iniziato un percorso che ha cominciato pian piano a coagulare amministratori, a amministrare liste, a cominciare a creare delle sezioni. Da lì stiamo crescendo in tutta Italia, ormai siamo presenti in praticamente tutte le regioni italiane, in alcune regioni siamo molto forti, in altre stiamo crescendo perché la bellezza dell'Italia è anche la diversità, come dire, di radicamento, di velocità, di permeabilità delle regioni stesse, perché il Trentino Alto Adige è molto meno permeabile della Puglia perché ci sono tradizioni completamente diverse, o della Sardegna dove c'è un gruppo sempre più nutrito e sono convinto anche che grazie a queste elezioni, grazie a anche tutti questi incontri, creeremo delle nuove sezioni e dei nuovi iscritti. Allora, l'importanza di tutto questo risponde un po', e anche la tempistica, a una frase che mi ha sempre colpito, che se oggi c'è una persona che si sta godendo l'ombra, all'ombra di una pianta, qualcuno molti anni prima l'ha piantata. Allora, se noi vogliamo avere un risultato in termini di, come dire, migliori politiche, migliori classe politica, migliore regione, migliore nazione, noi non possiamo improvvisare l'ultimo giorno. Noi dobbiamo avere in testa che dopo 20 anni di berlusconismo, dopo 5 anni di renzismo e vedremo, ma dopo 5 anni di Mario Salvinismo, difficilmente riusciremo a ricreare un tessuto connettivo di persone, di cittadini in poco tempo. Quindi il percorso necessariamente deve partire in un momento in cui sembra che il vento non spiri dalla nostra parte, ma che noi invece stagliandoci contro questo vento e tenendo la posizione, saremo nella posizione giusta quando il vento verrà dalla nostra parte. Perché precorrere i tempi, forse anche un po' la mia storia personale è stata questo, vedere prima cose che forse oggi sono sotto gli occhi di tutti in termini di comportamento del Movimento 5 Stelle, di idee del Movimento 5 Stelle, ma quando l'ho fatto io sarei stato molto più comodo a rimanere lì zitto come hanno fatto tanti e magari, come dire, guadagnare molto di più, non tanto in termini economici ma in termini magari di ruoli o altro. E invece ho scelto che la coerenza e il progetto valgono molto di più di quello che ti può portare questo o quel personaggio politico di riferimento in quel momento. Allora, visto che tutto passa, noi siamo, come dire, temporanei al servizio dei cittadini, è molto più importante quello che lasciamo rispetto a quello che troviamo. Allora, sulla base di questo, lungo il percorso abbiamo trovato tante persone che credono nelle stesse cose, che credono che in un programma nazionale la prima cosa che va messa
come priorità, e qualcuno l'ha detto qua, non ci eravamo mai sentiti, è quello della scuola, perché se noi non ricostruiamo dopo i 30 anni che vi ho detto, da partire dai ragazzi, dai bambini, l'idea di cos'è il valore della solidarietà, di cos'è il valore della comunità, di quali sono come dire, i diritti civili ma anche i doveri civili, perché se no si parla solo di diritti perché tutto è dovuto e gli amministratori lo sanno bene, e non si parla mai che ognuno deve fare anche il proprio dovere e prendersi la propria responsabilità. Non abbiamo capito niente. Se oggi abbiamo un ministro dell'istruzione che, pensando ai professori, facendo la domanda sui professori del sud, dice che come dire, devono lavorare, devono studiare, devono impegnarsi, come dire, è colpa loro se ci sono delle problematiche, è evidente che bisogna ripartire dall'istruzione in un modo completamente diverso. Ma il secondo tema è anche quello della cultura, perché Parma sarà capitale della cultura nel 2020. Noi, facendo un piccolo anche excursus nostro, noi siamo stati eletti nel 2012, mi ha commosso molto il fatto che ci siano dei bambini del 2012 che oggi vanno alle elementari, pensando anche a quanto tempo è passato, ancorché poi ci sono miei assessori che hanno avuto i bambini proprio nel 2012 e facevo il parallelo che oggi stanno andando a scuola. Il fatto della cultura non è un tema banale. Noi nel 2012 ereditiamo 850 milioni di euro di debiti, quando siamo arrivati, ci siamo seduti lì. Ovviamente potevamo fare il gioco di tutti, che è dare la colpa agli altri, non so, tagliare i servizi, buttarla in politica, come si diceva una volta. Invece, senza tagliare i servizi, ovviamente facendo sacrifici sui servizi, ovviamente dovendo dismettere, cioè, perché i debiti vanno pagati, ancorché siano debiti che non abbiamo fatto noi, che non sono condivisi, e questo è un altro tema che ci collega al tema dell'Europa, su cui magari farò un inciso dopo. Oggi abbiamo ridotto del 60% i nostri debiti dopo 7 anni, non abbiamo potuto fare deficit perché i comuni non fanno deficit, non come il governo che per fare delle manovre mirabolanti fa dei debiti che pagheranno i nostri figli. Abbiamo nel 2015 conseguito la prima città creativa per la gastronomia UNESCO in Italia, perché la nostra tradizione è sicuramente quella dell'enogastronomia, e visto quello che sta accadendo in questi giorni rispetto al latte, rispetto ai pastori, la mia grande solidarietà, parte che umana, va anche nel pensare che noi come regione, come Emilia Romagna, prima di altri abbiamo investito in un progetto rispetto ai prodotti enogastronomici, perché è l'export il futuro, ed è anche il consorziarsi, avere delle regole comuni e avere un interlocutore forte che vada dalle industrie piuttosto che dagli stati, la soluzione vera, e non solamente gli incentivi o il sostegno, che pur servono, ma servono e continueranno a servire, perché tu credi alle persone dipendenti. Allora, in tutto questo, 2020 capitale della cultura. Allora, il secondo punto è la cultura, perché la cultura non è guardare i quadri, non è la scultura, perché tante volte si confonde questo. La cultura è la cultura del nostro territorio, sono le nostre tradizioni, il nostro saper fare, è il nostro stare insieme, parlare di sociale, di solidarietà, mischiato con le giovani generazioni e le vecchie generazioni che si contaminano. Quindi la cultura è un tema fondamentale. Se voi pensate che queste due parole sono scomparse completamente da qualsiasi programma politico e campagna elettorale delle politiche dell'anno scorso, ci dà l'idea di come le priorità, io penso, della nostra nazione, dei nostri partiti, siano venute meno. Ma perché è venuto meno un disegno di paese, e si insegue l'ultimo sondaggio, si insegue quello che devo fare per prendere più voti dall'oggi al domani, pensando che è l'annuncio la cosa importante e non il risultato. Oggi noi vediamo tutti i giorni checklist di fatto, l'ho fatto, la cittadinanza l'abbiamo fatto, siamo bravi, e la quota 100 l'abbiamo fatto, siamo bravi, ma in realtà sono gli effetti che ci interessano, non il fatto di aver fatto il decreto, perché anche io posso fare una delibera ci metto 5 minuti, gli effetti di questa delibera si avranno nel tempo, e il fatto che questa delibera sia stata bella o brutta le scopriremo tra un anno, tra 2 anni, tra 3 anni, quindi prima di dare giudizi e darsi delle pacche delle spalle da soli, penso che questo governo dovrebbe ascoltare quello che stanno dicendo i cittadini, che vedono anche in modo preoccupato quello che sta avvenendo. Allora, se il secondo tema è la cultura, il terzo tema è l'ambiente.
l'ambiente, perché l'ambiente è la tutela in gran parte, la conoscenza, e quindi è tutto collegato alla filiera. Vedete che c'è sempre, quando dietro c'è un disegno c'è una strategia, e le cose si infilano anche in modo naturale una dietro l'altra. E l'ambiente ci collega al lavoro, perché avere una visione diversa dell'ambiente ci dà prima di tutto la grande possibilità di riqualificare, di riconvertire a partire dai centri abitati, ma anche dalle nostre industrie, dal nostro modo di fare impresa, e questo vuol dire creare posti di lavoro. Ci sono altre nazioni in Europa che l'hanno capito ben prima di noi, e ambiente si collega quindi molto bene al quarto punto, che è il tema del lavoro, perché io non credo in una società e in un paese e in un governo che mi dà un reddito, che mi dà un sussidio. Io credo in un paese che cerca di trovare le condizioni per creare del lavoro, e il lavoro lo creano gli imprenditori, che in questi mesi sono demonizzati, perché l'imprenditore è uno, anche lui, che è ladro, che sfrutta le persone. Il tema in Italia è sempre il tema di giustizia: noi non riusciamo a separare quelli che fanno bene da quelli che fanno male. Il tema dell'integrazione, prima si parlava del decreto sicurezza, che anche noi come sindaci abbiamo combattuto, perché quando avremo 140.000 persone straniere in più in mezzo alla strada nei prossimi 2 anni, perché usciranno da ogni percorso di integrazione, che anche lì sì va fatto bene, ma il tema è separare chi fa male da chi fa bene, e questo vale per ogni nostro ambiente. Invece noi teniamo un grande calderone, perché fa molto comodo tante volte fare un grande calderone, spaventare le persone, perché ragionando con la pancia e non con la testa o non col cuore, come dice sempre Alessio, noi prendiamo delle decisioni che tante volte sono sbagliate, che invece se fermassimo a ragionare capiremmo veramente qual è la strada giusta da seguire. Allora, noi in questo percorso con Italia in Comune abbiamo incontrato il fatto di creare Sardegna in Comune per le elezioni della Sardegna, incontrando decine di persone che sono messe a disposizione di questo progetto, seguendo anche e spingendo quello che sarà il nostro presidente Massimo Zedda. E noi ci teniamo particolarmente che questo avvenga, ma io sono molto convinto che questo avverrà, prima di tutto perché dopo, come diceva anche prima Alessio, dopo aver dato il 45% di consenso al Movimento 5 Stelle, vedendo oggi quello che sta facendo il governo, spero che quantomeno una parte si sia pentita di questo voto, perché finché non sono stati al governo le scuse erano tutte buone, finché si sta all'opposizione puoi dire sempre che realizzi l'impensabile. Quando poi sei al governo e tocca a te, capisci che dalla TAP, ma la TAV, potremmo fare un lungo elenco di promesse mancate, ma poi nascoste e dimenticate, perché tornando prima a Gramsci, no, si diceva una delle altre frasi che invece piaceva particolarmente a me, che la storia ci dovrebbe insegnare, ma la storia ha pochissimi studenti. Allora, visto che io tendo a non dimenticarmi le cose che accadono, perché se noi collegassimo tutte le cose che sono successe in questi anni, tanti errori non continueremmo a farli, invece li stiamo tristemente facendo. Noi da queste elezioni regionali, voi avete una straordinaria possibilità, quella di avere un presidente che saprà migliorare tutta la Sardegna come ha migliorato Cagliari. Saprete dare come Sardegna in Comune una spinta fondamentale alle cose che vi ho raccontato oggi, che riusciremo a portare avanti con una spinta in più, avendo la credibilità di un risultato positivo alle elezioni regionali, in vista di quello che saranno i prossimi appuntamenti. Noi stiamo creando una lista in Piemonte, stiamo creando una lista in Emilia-Romagna, la settimana prossima faremo la nostra assemblea regionale, stiamo dialogando con i Verdi europei, i Verdi italiani e altri schieramenti in una logica aperta per le elezioni europee, quindi noi stiamo lavorando veramente sodo, togliendo tempo alle nostre famiglie, perché vedete che noi abbiamo fatto, vabbè, al di là del venerdì, sabato e domenica, gli altri giorni noi facciamo 12 ore al giorno al sindaco, e questa è una forte limitazione. Se invece tu come Salvini fai il parlamentare europeo, il Parlamento non ti vedono mai, e fai continuamente campagna elettorale, sono capace anch'io, no? I nostri ragazzi mi chiedevano: riuscirete a tornare prima della fine delle elezioni? No, perché io tutti gli altri giorni sono in comune, il sabato prossimo e domenica siamo a Bologna per la nostra assemblea, e ognuno deve fare il proprio lavoro, e da qui la grande forza dell'autonomia. Ogni regione, ogni comune si deve autodeterminare, si deve organizzare. Noi quello che faremo non sarà indicare cosa devono fare le persone nei territori, ma sarà ascoltarle e prenderne la forza per arrivare a livello nazionale. E è
potremmo dire banale, però potremmo dire di grande buonsenso e potremmo dire che sia veramente una rivoluzione che parte dai territori. Allora, noi con grande impegno stiamo facendo questo, ma senza ognuno di voi, ognuna delle vostre famiglie, tutte le persone che potrete portare a votare Sardegna in Comune, non riusciremo a realizzare tutto questo. Ed è per questo che vi chiediamo il voto, che vi chiediamo un sostegno, ma vi chiediamo anche sinceramente di impegnarvi, di fare qualcosa per la propria comunità, non solo in politica, non solo con noi, ma far qualcosa per lasciare un posto migliore di quello che l'avete trovato, come dire, durante il vostro percorso di vita, perché penso che questo sia fondamentalmente il nostro scopo. Noi questo lo stiamo cercando di fare e speriamo che venga veramente bene. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a Federico Pizzarotti. Ringrazio Paola Conticelli, Maria Antonietta Vinti, Massimo Spiga, Aurora Paisla, Fernando Gallizzi, Claudio Assolini.